Bentornati allo sfavillante canale Annalisa Superstar. Video cotto e mangiato. Io lo so che questi video di pancia a voi piacciono da morire, piacciono anche a me. A volte poco, perché certe volte mi lascio tanto andare e devo tagliare dei pezzi in cui me la prendo con qualcuno e urlo contro il sistema corrotto. Non avete idea di cosa io non abbia tagliato. Comunque, cotto e mangiato nel senso che devo andare online un altro video, ma ne sto registrando uno così di pancia. Lo edito e lo metto online. È una cosa che avviene molto raramente, ma mi sentivo di farlo, mi andava di farlo. Ieri sull'Instagram, a forza di dire sull'Instagram mi è rimasto il vizio. Ieri su Instagram ho messo un ticket di Lala Zia, che devo dire che è un format che sta piacendo tantissimo, tantissimo. Intanto perché ho ricevuto dei bei feedback e tantissimi feedback. Una delle cose che è stata chiesta è la seguente: ciao Lisa, vorrei sapere che fai o come facevi all'inizio del tuo percorso con aperitivi, pranzi e cene. La mia risposta è stata questa: faccio quello che reputo opportuno e quello che voglio sempre, e mi sorbisco dei lunghissimi discorsi di gente che nell'87 è andata in palestra e una volta ha perso 2 kg. Oppure dare un'altra risposta che è questa: oppure faccio quello che mi pare sempre, è quello che io reputo opportuno, e mi sorbisco dei lunghissimi, interminabili discorsi di gente che a quanto pare vive la mia vita e io non me ne ero accorta. Bene, poi faccio una specifica e dico che nel 99,9% delle volte non sono io a toccare l'argomento, ma sono sempre gli altri a parlarne e io mi limito ad ascoltare. Questa è una cosa che ho imparato con gli anni, limitarmi ad ascoltare e non dire niente, perché fin troppo spesso sono delle battaglie perse in partenza, perché il discorso è lungo e lo affrontiamo con calma. Allora, parliamo prima di come mi comportavo io proprio all'inizio, quando sono passate le prime 3 settimane fatidiche, quando si è gasatissimi e ti possono mettere sotto il naso qualsiasi cosa e tu dici no, sono a dieta. Poi quando comincia la galoppata, quella lunga, il pericolo è dietro l'angolo ovunque, e a volte ci si rilassa un po'. Ora vedi, il problema, lo dico con moltissima serenità, il problema non è mangiarci un gelato ogni tanto o qualche cosa, ti togli uno sfizio, non è quello il problema è reiterarlo tutti i giorni, più volte al giorno, è quello il problema. Ma levarsi uno sfizio di tanto in tanto, tutta salute, penso io. Ma credo che tanti nutrizionisti ascoltando questo video potrebbero darmi assolutamente manforte. Il problema non è il gelatino mangiato il mercoledì sera perché si esce con gli amici, il problema è la coppa gelato da lunedì alla domenica, è quello il problema. All'inizio avevo un po' paura di uscire, quindi comprendo assolutamente benissimo la domanda, comprendo anche le risposte che sono arrivate a quelle storie successivamente, lo comprendo molto bene, perché avevo paura di scivolare, avevo paura di sbagliare, perché avevo i primi anni ancora il pregiudizio nei riguardi del cibo, per se mangio tale cosa sgarro. A me la parola sgarro non piace, perché io non sgarro, io mi tolgo uno sfizio, levarsi di tanto in tanto uno sfizio è tutta salute, punto. Io avevo paura di sgarrare, paura di mangiare patatine fritte, paura, ma io ti sto parlando veramente, era dieta da forse manco un paio di mesi, io ero ancora una grande obesa. Dovevo trovare equilibrio in me stessa, dovevo imparare a gestirmi, soprattutto mi mancava una cosa fondamentale, dovevo imparare ad ascoltare il mio corpo, perché per me quello è stato uno switch fondamentale, imparare a capire i segnali che mi stava mandando il corpo. Ehi, sei sazia? Ti puoi fermare, cose del genere. Oppure è sete, non è fame. Si impara col tempo, perché si cambia con il tempo e si cambia con lentezza. Quando io ho imparato a riconoscere i segnali che mi lanciava il corpo, basta, sei sazia, ed effettivamente ero sazia, mi sono cominciata a rilassare. E non è avvenuto subito, è avvenuto con il tempo. Quando uscivo
facevo il cosiddetto pasto libero. Sul pasto libero mi prometto di fare, ho letto dei direct che mi hanno molto fatto riflettere, quindi proprio sul concetto di pasto libero. Comunque fammelo passare per adesso in cavalleria il concetto di pasto libero. Quando c'era il pasto libero uscivo e ho cominciato a rilassarmi, ma rilassarmi perché ascoltavo il mio corpo. Con gli anni, con il tempo è diventata un'abitudine, è diventata routine, è diventata una cosa che avveniva tutti i giorni e quindi piano piano mi sono rilassata. Ti dirò di più, ho iniziato a gustare molto di più il cibo perché ho cominciato a variare le ordinazioni. Prima prendevo sempre la pizza, ma la pizza con le melanzane fritte, se ti interessa, è buona. No, ho cominciato a leggere il resto del menù perché oltre alle pizze c'era tutto un mondo che io sconoscevo. Invece ho cominciato a ordinare la pasta fresca. A me piace moltissimo la pasta fresca o la pasta fatta a mano quando è bella callosa. Io ne vado pazza. Con il pesce, per esempio. Ho scoperto il resto del menù, quindi c'era un mondo oltre la pizza con le melanzane fritte. Quindi da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, è stata una scoperta continua, perché ti ripeto, io ho scoperto che esiste presto nel menù. Quando capitava di uscire più di una volta durante la settimana, quando ancora si usciva, a me capitava, cioè quando ancora, senti qua, c'è sempre tipo un tempo lontano, quando ancora dicevi alla tua amica, lo vuoi assaggiare? Sì! Tu assaggia la mia? Sì! Quando ancora si facevano queste cose, ed eravate sedute una a fianco all'altra. E quando uscivo più di una volta durante la settimana, fuori continuavo a seguire il mio regime alimentare perché ho imparato a gestire le ordinazioni. Ora, sulle ordinazioni, con tanto di menù alla mano, ti farò un bel video che guarda già l'ho scritto. Ti faccio vedere come ordinare quando sei al ristorante se stai seguendo il regime. Nel pasto libero, il pasto libero è il pasto libero, in quello non entro in merito. Però si può ordinare una cosa che non sia l'insalata triste. Si può assolutamente ordinare, basta riuscirsi a bilanciare ed equilibrare, insomma, basta poi anche soprattutto ascolta il corpo, il nostro corpo ci parla continuamente. Ho cominciato ad ordinare dei secondi, esistono il famoso totano arrostito, c'è stato un periodo, sempre inizi dieta, sto parlando veramente 2013-2014, io ero ancora in stato di obesità grave, che quando capitava di uscire più volte durante la settimana io prendevo il totano arrostito perché ho scoperto che a me sto totano arrostito mi piaceva da morire, mamma mia, quindi io uscivo, andiamo là che fanno un totano buonissimo, cose del genere, il pesce. Ho cominciato a ordinare qualcosa che non fosse la pizza, perché ti ripeto, ordinavo solo la pizza. Cercato e fortemente voluto equilibrio tra me e il cibo. Non era più la mia coperta di Linus, non era più il mio antistress, non era più qualche cosa che alleviava un malessere, un dolore, se vuoi anche un disagio, ma era qualche cosa che mi stavo godendo con gli altri, ma anche godendo da sola. A chi ha questo dubbio auguro questo, di trovare l'equilibrio. Fine prima parte. E passiamo alla seconda. Mi dovrei appoggiare, mi dovrei fare una camomilla. La parte difficile di gestire un'uscita fuori a lungo andare non è la lettura o lo stato di decisione dinanzi un menù, ma la gestione dei commensali presenti a tavola. Ora mi agito pure tanto. In questi anni ho ascoltato interminabili monologhi su mia cugina ha perso 10 kg, il dietologo le aveva dato un bicchiere di olio al giorno e le ha detto se non lo usa per cucinare a fine giornata lo beva. Vabbè, oppure ho comprato il libro Dukan, sto facendo la Dukan, perdo la media di 2 kg al giorno. Conosco una che non riusciamo a posizionare nello spazio-tempo, però le conosce una che ha perso peso mangiando tutto. E sono questi monologhi infiniti di persone che ti devono dire queste cose. Sto uscendo di casa, io lavoro tanto tutto il giorno, tutta la settimana,
mi alleno, faccio fronte a tutto. Quando metto il naso fuori di casa e mi vado a sedere, mi voglio fare un aperitivo, voglio sapere come stai, ti voglio dire come sto, voglio parlare di quanto è bella quella borsa che vorrei comprarmi ma che non comprerò mai, tu mi fai vedere la borsa che hai comprato coi soldi, ti dico dove l'hai comprata, ma che bellina sta maglietta. Voglio parlare di niente e non di tua cugina che una volta ha perso 10 kg, perché ok la prima volta ti ascolto, ok la seconda, ok la quarantesima, ok la cinquantesima, a una certa mollami un po'. Sono contentissima che tua cugina abbia perso 10 kg, però dove hai comprato quella borsa? Accanto allo studio del nutrizionista di mia cugina! Ah, quello che diceva di bere l'olio, brava! Oppure, e questo devo dire che è una caratteristica molto maschile, a volte intravedono il muscolo, a volte intravedono il muscolo, a volte intravedono il muscolo della coscia e arriva la domanda del secolo. Poi vedono cosa ordino e arriva la domanda del secolo: tu ti alleni? Che ti alleni? E ti raccontano di quando l'ultima volta che sono stati in palestra, circa tra il 97 e il 98, che era la palestra del loro liceo, loro facevano pesi, ti danno suggerimenti su come allenarti, no? Ti dicono cosa fare. Questi uomini un po' mi fanno tenerezza, allora do molta più corda, con loro ci chiacchiero di più, tipo che facevi così, e ti dicono perché io facevo pesi, come quando? 98, ah ancora ci pensi, facevo questi e poi questo insieme, guarda. La scocciatura dove arriva? Quando arrivano quelli che soffrono della sindrome del buon finto samaritano, quelli che ti dicono le cose ma le dicono per te, quelli che ti dicono che non va bene che tu non ordini il gelato, non va bene che tu non ordini il piatto fritto, non va bene, devi fare quello che ti dicono loro sostanzialmente, ma perché loro conoscono benissimo il tuo tenore di vita, il tuo stile di vita, quello che fai durante la giornata, durante la settimana, come ti regoli tu i pasti all'interno della settimana, perché esiste anche una cosa che si chiama autogestione alimentare, parliamone, ma va bene. Loro lo sanno, e lo sanno pure meglio di te quello che fai tu durante la settimana, o che hai fatto tu durante quella giornata, o che farai tu l'indomani. Loro lo sanno meglio di te. Per questo ti devi stare zitta e devi prendere quello che ti dicono loro sostanzialmente. Questi per me sono una specie peggiore, perché io trovo, questo è un mio problema, che credo che non sia solo mio, io ho problemi con quelli che provano a imporre i loro valori. Hai un valore? Perseguilo. Ma non puoi provare a imporre a me, no, tu devi. Ma io devo che cosa? Perché una volta tua cugina si è bevuto il bicchiere d'olio, ma sono cavolo di tua cugina si beve il bicchiere d'olio. Ma perché io guardo il tuo piatto? Io guardo quello che mangi. Di base non mi interessa quello che mangi, perché se tu sei felice nel mangiare quella cosa lì, a me può solo fare piacere da una parte, eppure un po' limitatamente, nel senso che io faccio quello che per me è opportuno, per me è giusto, per me mi fa stare bene semplicemente. Se poi entriamo pure nella fascia dell'allenamento, wow, faccio pure crossfit, quindi lì proprio ci perdiamo di casa, perché le donne che fanno crossfit diventano uomini, diventano scaldabagni, diventano mascoline, ti si sforma il corpo e via discorrendo. Io con gli anni ho imparato ad affrontare queste persone, non affrontandole, nel senso, ma perché io vengo da te a dirti cosa devi fare nella tua vita? Sarebbe fantastico, diciamo, se ognuno si facesse un poco di fatti propri. Dici tu, di qualche cosa dovremmo pur parlare? No, per carità, questo a me fa pure piacere parlarne, però è quando si prova a imporre un proprio valore, una propria abitudine, a me lì non piace, perché io non ho mai intavolato una discussione con altri suggerendo in modo molto accorato di fare quello che faccio io, perché va bene per me, rende felice me, non è detto che renda felice gli altri e io di questo ne sono più che consapevole, così come non è detto che io sia infelice, che io non mi goda la vita. Questa è un'altra cosa che viene detta molto spesso: ma tu te la godi mai la vita? Ogni singolo attimo, ogni singolo giorno. Perché non dovrei godermela? Perché non amo tanto i fritti? Perché non ordino fritti? Perché non mangio fritti? E questo è non sapersi godere la vita? Cioè, cambia il filtro, perché qua abbiamo problemi.
Non mi godo la vita perché non bevo alcolici? Non mi piacciono. Questo prescinde da alimentazione e allenamento. Non mi piacciono. Punto. Quando me ne offrono uno, che è capitato, siamo andati da qualche parte, mi danno la cosa, io sto con sto bicchiere per terrore in mano perché non mi piace. È contemplata l'opzione che qualcosa che a te piaccia a me non possa piacere, o mi deve piacere per forza quello che piace a te? In conclusione, è più difficile gestire gli altri a volte, soprattutto all'inizio o nei momenti in cui non si è particolarmente sereni, perché magari si è nervosi per fatti propri, ancora non si è imparato a trovare un equilibrio tra il rapporto tra sé e il cibo, e arrivano sti grilli parlanti che ti parlano e ti stonano il cervello di cose che a volte, devo essere sincera, non me ne fregava niente, ma non per essere scortese nei riguardi degli altri, ma perché a me le persone mi devono imporre i loro valori, non piacciono quelli che mi devono imporre che cosa devo fare, perché alcuni hanno questo atteggiamento. Ascolta me. Se ridiamo e scherziamo sono la prima, ma ascolta me, sarei ancora obesa. Adesso basta dimagrire, ed ero ancora 90 kg, adesso basta dimagrire. Ehi, sono obesa, non va bene. Sono libera di pensarla così, sono libera di volerlo fare. Faccio del male a qualcuno mangiando la verdura tutti i giorni? Che persona cattiva che sono, andrò all'inferno probabilmente, l'inferno delle verdure. Perché ordino verdure grigliate e non patate fritte? Concludiamo. A mio parere non esiste soluzione a quelli che ti annegano di pareri personali e di consigli assolutamente non richiesti sulla tua alimentazione, su quello che dovresti fare per non lo so, per vivere, quello che loro decidono che tu dovresti fare in generale, no? Esistono queste persone, ce ne sono tantissime. Se per caso non si segue il consiglio non richiesto che ti hanno dato, poi hanno anche l'ardire di entrare ancora di più a gamba tesa nelle tue decisioni, dimenticando totalmente in blocco che in quanto esseri umani abbiamo una cosa che si chiama individualismo, e che il mio individualismo viene molto prima della tua parmigiana, che sicuramente è buonissima, non lo metto in dubbio, ma no, grazie. Anche perché più insisti, più io non la mangerò mai. Perché se tu fossi stata zitta, probabilmente me ne sarei mangiata a mezza teglia e ti avrei detto: buona questa parmigiana! Ora io non la voglio manco morta, la tua parmigiana! Perché hai provato ad impormi un tuo valore? A me questo non mi piace. Come quelli che ti dicono: le scarpe anche no, è una frase sciocchissima. E tu dici: ah, ti blocchi sulle scarpe. No, non mi blocco sulle scarpe perché mi piacciono, me le metto, non me ne frega niente se a qualcuno non piacciono. È questa cosa di dover imporre i nostri gusti agli altri. E viva la libertà, evviva, io lo dico sempre, viva la libertà. Vuoi farlo? Fallo. Non lo vuoi fare? Non lo fare, ma lasciami respirare, mollami.